tua. Se il mio rendimento adesso è quel che è, vorresti dire con ciò che tu ormai mi trovi da buttare. E no, mio gioco, mi devi sopportare. Vuoi che tiri un altro petardo? A che scopo? Dentro ci sono solo dei cappellini di carta, in testa ne ho già due, guarda. Già, uno aveva dentro un portafortuna. Lo so, mi è finito in un occhio quello. Ma che fortuna! Quale fortuna? Che non fosse l'occhio mio. Già. Do un altro colpo alla TV? Sì, sì, dallo, fa passare il tempo. Forse riesco a farla funzionare. Si è bruciata. È stata accesa mattino, pomeriggio e sera per una settimana. Già. Ci avevo lasciato sopra una bottiglia di G e l'ha bollita. Così non riusciremo a vedere il programma di Capodanno. Tu cambia programma. Vedo che un altro ramo è caduto dall'albero. E cosa ti aspettavi? L'hai comprato in ottobre. Beh, costava meno. Mercoledì 27 dicembre. Pensi che il tacchino si sia scongelato? No, non credo proprio. Ma che roba, mangiare panini al formaggio per la cena di Natale. Comunque è stato un Natale squallido. Non ho visto un'anima viva durante tutte le feste. Beh, hai visto me? Non un'anima viva. Salute. Salute. Ah, finalmente, mia cara, siamo soli. Non credevo che avessimo tanti parenti. Devono essere aumentati dall'altro anno. Lo sai che sono passate 62 persone per questa casa a Natale? Beh, 62 e mezzo se contiamo tua zia Mary. Cosa? È mezza pazza quella. Mi ha dato un uovo di Pasqua e mi ha augurato buon compleanno. È stato faticoso. Già, quel campanello poi. Il prossimo Natale metteremo una porta girevole. Ti dirò chi non abbiamo avuto tra i piedi, Mildred e il signor Roper. Ti faccio un brindisi sopra. Certo che ce n'era proprio tante di gente. Ci sarebbe voluto un vigile per il traffico. Già, ci mancava che invitassimo pure un vigile. Speravo proprio che Ethel e Humphrey facessero una puntatina qui. Lei ha detto che sarebbe venuta, se non aveva di meglio da fare. È una tale tristezza che anche lei sarebbe stata la benvenuta. Ehi, potremmo giocare a sciarada. Ah, non mi seccare, giocaci per conto tuo. George, andiamo, tiriamoci un po' su adesso. Allora, che cos'è questo, eh? Ah, non lo so. Beh, neppure io. Però ce n'è un altro che torna indietro. Stai diventando assurda, Mildred. No, insomma, dobbiamo smetterla di compiangerci, di morire di noia. Senti un po'. Potremmo andare a trovare mia madre. Oddio, siamo alla disperazione. No, non voglio andarci, Mildred. Stare con lei è lo stesso che essere soli. Solo che c'è una persona in più e noiosa. Ma scusa, George, non mi sembra assolutamente giusto. Noi siamo qui che pensiamo a noi stessi, mentre c'è una povera vecchia che se ne sta tutta sola. Vorrà un po' di compagnia, no? Oh, pronto, mamma? Ehi, cosa dici? Sono io, Mildred. Oh, ma devi parlare molto più forte, Mildred. Aspetta, un momento, eh. Ah, così va meglio. Sono venuti 20 soci del club Derby & John. C'è una tale confusione che non riesco a capire niente. Oh, che bello. Beh, beata te, mamma. Sì, sono molto simpatici. Dovresti farti socia. Sì, questa proposta la terrò bene a mente. Dunque, com'è che hai passato il Natale tu? Oh, beh, Mildred, forse non lo sai com'è qui. Esci da una casa ed entri in un'altra.
Pensa che non so nemmeno più in quale casa dovrò andare a dormire questa notte. Beh, dove vai con quell'uomo? Si può sapere? Sfacciata! Oh. Allora, come sta il tuo Humphrey, eh? È George, mamma. Oh, che peccato, cara. Allora sai che ti dico, sei proprio inguaiata. Già. Sembra che ci sia molta animazione da te, o mi sbaglio, mamma? Oh, sì, sì. La polizia è arrivata questa mattina a luna. Che cosa? E sono ancora qui. Beh, non possiamo rimandarli al comando nello stato in cui si trovano, ti pare? Oh, guarda che lo dico a mia figlia. Ora devo proprio andare, sai, devo proprio lasciarti, Ethel. Oh, ammiamoci così, ammiamoci. Bene. Ciao, ciao, mamma. Ha 74 anni e si diverte più di me. Ma che cosa stai facendo? Quei regali sono per Ethel e Humphrey. Loro non sono venuti, no? Prendi un cioccolatino. No, George, ma queste cose non si fanno a Natale. Non è bello. Ma sì, ma che vadano al diavolo. La gente non deve dire che arriva se poi non viene. Vabbè. Aspetta, vado io. Oh mio Dio. Salve. E Anne? Beh, meno male allora. Mi dispiace di non essere venuta a trovarvi prima, ma ho avuto tanto da fare. No, oh, ma anche noi, cara, con tutta quella gente. Gente? Bene, mi chiedevo, io e Jeffrey ci chiedevamo se non volevate venire a prendere un aperitivo da noi. Sì, sì, è una buona idea questa. Ecco qua. Ah, 14-0. Su, figliolo, combatti. Faccio del mio meglio. Ah, 15. Dunque, ne facciamo un'altra? No, grazie. Tu vinci sempre. Entrate, vi porto qualcosa da bere. Jeffrey? Salve, signora Roper. Signor Roper. Buongiorno, figliolo. Le offro un punch. Che? Ah, no, per me uno scotch. Appunto. Ah, che cos'hai lì? Il tennis elettronico. Ah, già, ci giocavo anch'io, ero un campione alla tua età. Senta, se gioca con le mani, non con la bocca. Ah. Ha ricevuto dei bei regali per Natale? Oh, sa, George mi ha regalato una levigatrice per il suo trattamento. E tu una camicia da notte con i pizzi. Sapevo che era l'unico modo per averne una. E voi invece? Oh, Jeffrey mi ha regalato un nuovo frullatore. Non fa che mangiare roba frullata. Ho visto la pubblicità dappertutto. Funziona bene come dicono? Non so. Lo saprò quando mi ci metterà sopra il coperchio. Va bene, Anne, è solo la decima volta che lo dici. Potrei vederlo? Sì, venga con me. Sì, sì. È uno dei tuoi regali, eh? Sì, vuoi giocare? Perché no? Senti, rendiamolo più interessante. Ci giochiamo 5 centesimi a colpo? D'accordo. Sarebbe ora che imparassi a farlo da te, Anne. Vorrei sapere che farai quando me ne andrò. Se non cambi questi fili, Jeffrey, te ne andrai prima di quanto credi. Ah, sì? Ho sempre desiderato avere un vero frullatore. Non è la stessa cosa attaccare un cucchiaio al trapano di George. 14 pari. Ci giochiamo tutto con questo punto. 15! Ho vinto! Sono un campione. Mi devi 5 centesimi, eh? Cosa? 5 centesimi. Abbiamo scommesso. E ha vinto. Sì! Ho vinto. Ma come? Lei ha il coraggio di levargli i suoi soldini con tutto. Con tutto che è Natale. Oh, una scommessa è una scommessa, eh? Ah, sì? Tristram, vai a giocare di sopra. Ma. Ma il piccolo dorme. Gioca in silenzio. E non preoccuparti per i tuoi soldi, li stravincerò con gli interessi. Ehi! Già, bella partita. E ci voleva molta abilità, eh. Le andrebbe di farne un'altra con me? Cosa? Oh, sì, ma ci vuole abilità. Bene, facciamo un'altra scommessa. Una sterlina? Ah, benissimo, una sterlina, eh. È pronto? Sì. Bene. 1-0. Ma non ero mica pronto, un momento.
E tritta, grattugia, sbuccia, affetta, frulla. Ah, ha davvero molti bottoni. Ah, non ho mai spinto quello rosso. Ho paura che la cucina vada in orbita. Ah, un punto. Davvero? Siamo 14-1. No, ho sbagliato, sa? 15-1. Ma quello era fuori gioco. Ah, non esiste il fuori gioco nel tennis. Mi deve una sterlina. Senta un po', lascia ora doppia. Va bene, una partita veloce? Perché no? Allora... via! Accidente, un momento, ma che cavolo, non è giusto! Ma che succede? Scappa! Ma quella scappa! Aiuto! Ferma! Questa è mia, eh! No! Io protesto! Arbitro! Arbitro! Su, non faccia come Anastase adesso! Ma non posso neanche... Oh, porca miseria! 15-0! Mi deve due sterline. Ma c'è qualcosa che non va nei miei comandi? Come miei? Ah, sì, ecco, grazie. Lascia ora doppia. Se proprio insiste. Forno a microonde, sconto di 15 sterline. Freezer, sconto di 20 sterline. I soldi che potrei risparmiare se avessi gli altri. L'altro anno ho fatto la fila tutta la notte per i saldi da Harrods e pioveva. Ah, ha preso qualcosa? Una batteria di tegami e l'influenza. Andiamo, venga, raggiungiamo gli uomini. Pronti per un caffè voi due? Cosa? No, questo non conta, mi ha distratto lei. Ma come, ha distratto anche me? Ah, bene, ho vinto un'altra partita. Ha ragione, ci vuole molta abilità. Non è tutta abilità, ho segnato dei punti a mio sfavore. Che stupida partita. Ma, George, se non sai giocare, lascia perdere, no? Lei lascia o raddoppia? Raddoppiamo. Via! Signor Formai, com'è che si gioca? È facile, quando lancio la palla oltre la sua racchetta, io segno un punto. Ah, come ha fatto adesso? Esatto. Ed eccone qui un altro. Ah, sì! Non è permesso a Giorgio di rimandargli indietro. Ma la smetti? Come posso concentrarmi con te che mi parli alle spalle? Va bene, va bene. Sono come due bambini, Mildred. Oh no, ancora delle visite. Cosa? Ah, ma è mia sorella. George, Ethel e Humphrey, sono arrivati. Oddio, stavo in pensiero. È lui quello che chiama il re delle frattaglie di Oakshop? Sì, cara. Ma non li conosce? Venga che glieli presento. Ah, perché no? Tanto con questi due adesso non si riesce a parlare. Il caffè è qui. Va bene. Lo prenderemo quando avrò finito di vincere. E ci vorrà anche poco. Bene. Signor Roper, la partita è finita. Ho vinto. Lascia ora doppia. Ma pensa che sia saggio, lo ha fatto molte volte ed è arrivato ad una bella sommetta. Perché? Quanto le devo? 128 sterline. Mi dispiace, ma ho vinto ancora. Ora che ricordo, io sono a casa sua e in trasferta i gol valgono il doppio. Ma se lei raddoppia il suo punteggio, perde lo stesso. Continua. Signor Roper ha degli ospiti a casa, perché non va a salutarli? Mi dia retta. Almeno starà un po' con loro. Non voglio starci, sono dei rompiscatole, conosci il genere? No, lo conosco e come. Beh, allora, raddoppia o lascia? Così lei ha una bella casetta, diciamo graziosa come questa? Sì. Ah, deve essere bello avere dei vicini che vivono fianco a fianco. I nostri vivono lontani più di un ettaro. Lei ha un posto molto grande, allora. Già, la sua bocca. No, continuo con lo scotch, non mischio. Grazie, Mildred, grazie. Sì, va bene, certo. Ethel? È quello che abbiamo portato noi? Certo. Allora sì. Poi è così accogliente. Si possono fare cose favolose, credo, con del mobilio decente. Sì. No, non per me, Mildred. Beh, la compagnia è bella, ma bisogna che io vada adesso. Devo mettere su il pranzo nel mio cucinino. Sì, cara, sì. Mi rimanda George a casa, anche un pezzo per volta, se è necessario. D'accordo. Bye. Bye. Molto graziosa quella giovane signora. No, ti prego, non facciamo della maldicenza a Natale, Humphrey. Limitiamoci a guardare il loro albero che è completamente spoglio. Mettigli su il tuo vestito.
Bene, 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 bene. Oh! È la mia sorellina. E ora penso che mi vorrai mostrare quello che Humphrey ti ha regalato per Natale. No. No. Beh, vorrei, ma non posso farlo navigare giù per la strada. È un quattro posti. Ethel? Un cabinato, guarda. Ma è più che altro un semplice mercantile, niente di più. La motonave Tuxfield. Molto bello. Lo dico sempre io, non c'è niente di meglio per divertirsi di un cabinato di lusso. Già. E questa sei tu che prendi il sole sul ponte? Oh no, è l'ancora. Ah, non ce l'ha fatta ancora, ma questa è fortuna. Aveva già giocato altre volte, eh? Mi sento come se avessi sempre giocato. Signor Hopper, Mildred dice che deve andare subito a casa. Vecchia cara Mildred. È solo un'ultima partita. Mi ha parlato anche, mi pare, di budella e di frattaglie. Ah, budella e frattaglie. Che ne dice per questo pomeriggio? Va bene. Mi deve dare la possibilità di rifarmi, figliolo, sia giusto. Sì, ma... Dia quale, faccio una cambiale fino alla prossima partita, d'accordo? Voi due non starete mica giocando a soldi, spero. Un po', sai, giusto per renderlo un po' più interessante. Tornerò appena possibile. Ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Jeffrey, quanto ti deve? Beh, ha sempre raddoppiato la puntata e ha perso 16 partite. Anna. Cioè quanto? 32.768 sterline. Oh. E allora abbiamo brindato e abbiamo acceso le luci del nostro albero tutte insieme. Penso che mezza Oakshot sia rimasta al buio. La luce bassa ti ha sempre donato. Già. Ma il Natale non è soltanto un pretesto per divertirsi, così abbiamo pensato di fare un salto a trovare voi. Basta. Oh, ciao, George. Cosa? Ah, già. Altrettanto. Auguri e buona Pasqua. Eh? Ah, sì, già. Ecco. Anche buon Ferragosto, ecco. Ma queste feste... Penso che tu sia veramente stufa di avere visite. Sì, comincio ad esserlo, sì. E allora adesso ecco i regali. Uno per te. Grazie. E uno anche per te. Oh, anche per me? Beh, su, apriteli, sono soltanto delle cosettine divertenti. Beh, è stato molto gentile da parte... Una pipa. Orecchini? No, giro sbagliato. Scambiatevi i regali, ecco, questo è tuo e questo è tuo. Sì, sì, sì. Ecco, vedi, sono un po' grandi, ma per le tue orecchie vanno bene. Sono deliziosi, sì. Sono antichi, piuttosto vecchi. Penserò a te ogni volta che li metterò. Beh, mi faranno ridere i regali che abbiamo preso per voi. Sono in cucina, noi li andiamo a prendere. Cucina. Coraggio, George. Su, andiamo. Scusateci. Gli hai offerto i cioccolatini e il whisky e lui se lo è già bevuto. Questo lo so, George. Beh, potrei incartare di nuovo questi, ho mangiato solo il ripieno morbido. No, non è possibile, la maggior parte ha sopra il segno dei tuoi denti. Dobbiamo trovare qualcos'altro da regalare. Qui in cucina? E dove, se no? Ma non c'è niente qui che valga qualcosa, tranne il fornello, e non abbiamo la carta per avvolgerlo. Pensi che le piacerebbe un cetriolo? Non è molto natalizio, credo. Beh, no, non mi pare. George, ma cosa si può regalare a una donna che ha tutto e che non smette di buttartela in faccia? Questo qui è nostro, il ritratto di un pettirosso sulla Banca d'Inghilterra. Quello dei vicini. E questo qui invece è di Moby, chissà chi è. Il pesce rosso. Smettila di curiosare, dai. E i loro addobbi, cosa sono? Cioè, tutto quanto in stile proletario, non trovi? Ethel, possibile che non ci sia mai un po' di carità in te? Certo che c'è, sono venuta qui, no? Oh, stavo proprio dicendo, che magnifici addobbi. Grazie, cara. Eccoci qua. A voi. Oh, grazie. Che sorpresa. No, non devi aprirli adesso. Oh, sì, devo. È la cosa più bella del Natale. Ne abbiamo pensato a qualcosa di diverso. Un regalo che nessuno certamente vi ha fatto. È un pezzo di formaggio. Beh, è il pensiero che conta, no? E tu hai pensato a un chilo di formaggio. Andiamo, non cominciare, Ethel. Devi essere riconoscente per quello che... Guanti da forno? No, da giardinaggio. Non si può fare molto giardinaggio con le mani legate insieme. Sì, è vero, ma sono sempre utili, penso. Sì, ma
Ma che ci potrei fare io? Puoi tenere questo pezzo di formaggio, tanto per cominciare. Beh, è stato molto piacevole chiacchierare con voi, ma avevo promesso ai vicini di tornare. Siediti. E adesso chiacchieriamo un po'. Non è che noi ci si veda spesso. Abbiamo da raccontarci un sacco di cose, no? Certo. Senti, Humphrey, un debito di gioco è legalmente perseguibile? Cosa vuoi dire? Carte, cavalli e così via? Già. No, non credo, no. Ah, bene, bene. Se non hai firmato una cambiale. 32.768 sterline. Jeffrey, non avrei davvero intenzione di farlo pagare. Oh, bella tristra, m'ha pagato. 5 centesimi, c'è differenza. Pensa se lo facessi. Dovrebbe vendersi casa e andarsene via. Mi libererei di lui, vedrai la vita di nuovo tutta colore. Jeffrey, tu devi lasciarlo vincere. Perché? Perché se non lo fai, continuerà a giocare. Starebbe sempre qui, mattina, pomeriggio e sera, giorno dopo giorno. Ah. Ok, lì contro il muro. Come? In posizione. Che posizione? Non lo so, è quello che dicono. Ah. Prendi questa. Sì. Intanto io vado a controllare il mio libro di cose. Ah, sì, bravo. Ah, signor Roper, che cos'è? Che c'è? Ah, io sono qui per la partita. Ah, mio Dio, entri. Sì. Salve, signor Roper. Eh? Ricorda quello che ti ho detto, Jeffrey. Sì, va bene, sta tranquilla. Pronto? Sì. Partita veloce, o vince tutto o perde. Avanti. Oddio, è andato nella mia rete. Cosa? Oh, no, ma guardi, provi così, mi dia il comando. Ah, ecco, ha segnato un punto. Ah, già. Stia attento, adesso. Ecco, ne ha fatto un altro. Ah, hai visto? Sto diventando bravo. Ma mi dia il come si chiama. Faccia attenzione adesso. Su, signor Roper, su, avanti, su. Perché? Ma non lei, non ho detto a lei, il telecomando. Ho segnato, dannazione. Non potevo fare altrimenti. Ehi, ha segnato di nuovo. Come? Oh, che rovina. Io non posso guardare. Ma il segreto è mettere la racchetta sulla traiettoria della palla, così. Ah, sì. Attenzione, eccone un'altra. C'è George per caso qui. Ho voltato gli occhi ed è sparito. Sì, è di là. Ma no, sia un po' più concentrato. Ho rivinto ancora. Ma insomma, non mi dà nessuna possibilità. Lascia ora doppia. Sì, no. Lanceremo una moneta. Non ci vuole abilità. Lei è bravo come me. Guardi. Dica. Testa. Croce. Al meglio di 3? Sì, va bene. Allora, dica. Testa. Ha vinto. Oh, no, era al meglio di 3. George, Ethel e Humphrey se ne sono andati. Non ora, Mildred, stiamo lanciando una moneta. Posso perdere... Quant'è il figliolo? Sono 131.072 sterline. Oh, scusate, mi dispiace, non sapevo... Quanto ha detto? Non si preoccupi, Mildred. Testa. No, croce. Testa e croce. È giusto. Oh. Siamo pari. Non vedevo più niente allora. George, ma quant'era? Oh, non preoccuparti, Mildred. Siamo a posto. Bella partita questa, eh. Ne ho vinte 2 su 3. Perché non ci proviamo ancora? Quanto a colpo? No! Calamita, forse colpa tua, se il mio rendimento adesso è quel che è. Vorresti dire con ciò che tu mi trovi da buttare, e no, mio George, mi devi sopportare. Io in ciabatte, no, io
non ci voglio stare più. Far da mangiare, no, mi devo ribellare.